Queste norme sono state lungamente discusse in tutto l'Abruzzo, sono almeno una decina di giorni, se non 15, che il testo base da cui è nata questa proposta è stato sottoposto al giudizio, all'esame, al contributo di tutte le parti sociali e ai partiti delle opposizioni, dai quali abbiamo atteso e stimolato contributi e proposte che nella giornata di ieri, l'altro ieri, quando poi si è entrati nel vivo del lavoro di commissione, sono state selezionate, vagliate, discusse, alcune anche accolte, e quindi ci sono ovviamente dentro questa legge anche alcuni positivi contributi delle minoranze. Le misure sono rivolte nei confronti di diverse categorie, uno spettro molto ampio di interventi. Si parte dagli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese dei titolari di partita IVA, si passa a provvedimenti a favore delle persone fisiche dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale che oggi non hanno più uno stipendio. L'altra categoria su cui si interviene sono gli enti e le associazioni culturali, a cominciare da quelle finanziate dal FUS, che si ritrovano con tutte le attività storiche e tradizionali praticamente bloccate e ferme, con magari spese che gravano, fino ai comuni, che sono la frontiera avanzata del rapporto con i cittadini e dei primi, diciamo, a intercettare i problemi di marginalità sociale. E non dimentichiamo neanche le grandi imprese, per le quali abbiamo garantito finanziamenti per programmi già in corso, che poi spiegheremo meglio. Un altro elemento di cui andiamo particolarmente orgogliosi, lo vedete lì, sono i 5 milioni stanziati per dare contributi alle famiglie, direttamente alle famiglie. Cercheremo nella attuazione pratica di questa norma di non creare la burocrazia dei passaggi attraverso i comuni, servizi sociali, documentazione, analisi, istruttoria e così via. Abbiamo l'obiettivo di tentare fino all'ultimo di rispettare la dignità delle persone, di mettere in condizioni queste famiglie di poter avere direttamente attribuito sul proprio conto corrente questo contributo. La riprogrammazione dei fondi europei e dei fondi statali del Fondo Sviluppo e Coesione, questa è una partita molto ampia che potrebbe liberare tante energie, non dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Allora, se noi riusciamo a disboscare questo, a convincere anche l'Europa e avere il governo al nostro fianco in questa scelta, in questa battaglia, per dire che questi soldi li possiamo concentrare e magari spendere tutti e subito, non nei prossimi 3 anni, ma da qui a un anno e mezzo, potremmo generare appunto economie per centinaia di milioni da spendere, e farebbe davvero la differenza. Accelerazione dei pagamenti, anche questo è importante, è una norma che vale 20 milioni di euro da distribuire in collaborazione con Cassa Depositi e Prestito per pagare tutti quelli che oggi sono nostri creditori. Vi sono poi i fondi per la protezione civile, per affrontare questa emergenza. Quelli che sono stati già anticipati con delibere di giunta regionale vengono confermati con questa legge, quindi stanziati e distribuiti 10 milioni più uno da raccolta fondi. Il Consiglio regionale ha poi deliberato di costituire un comitato tecnico scientifico con 10 personalità che io invito e mi auguro, ma so che sarà così, di altissimo profilo accademico, economico, di persone che hanno, come dire, un curriculum importante nella loro vita dal punto di vista del contributo che hanno già dato e saputo dare in termini sia intellettuali, penso al mondo accademico, che operativi, penso a chi viene dal mondo dell'industria, del lavoro, delle professioni, del sindacato, e che potranno aiutare la giunta regionale e il consiglio nell'affiancarci in questo periodo in cui bisogna mettere in campo le migliori intelligenze e le migliori competenze per aiutarci a delineare non soltanto la pratica attuazione dei principi contenuti in questa legge, ma più in generale un indirizzo su come si gestisce, si affronta e si cerca di uscire dalla crisi e dalla recessione che stiamo affrontando in questi e nei prossimi giorni.